salute, rischi, quindi rischi penali, il sindaco che vuole chiudere tutto, e a livello globale c'è un eccesso di acciaio con la Cina fortissima che ne produce quantità tali da naturalmente condizionare pesantemente il mercato, e allora se la domanda globale continuerà a indebolirsi o non migliorerà gli effetti di questo fenomeno e potrebbero aumentare, per quale ragione Acciaierie d'Italia con Franco Bernabè dovrebbe essere immune da questi rischi, cioè dal rischio che appunto ci si trova poi in una condizione in cui in realtà conviene comprare l'acciaio altrove, non c'è bisogno di produrlo. Rocco Palombella. Ma da dove li prendono queste notizie? Cioè, noi siamo un paese che importiamo acciaio, abbiamo importato l'anno scorso 4 milioni di tonnellate. Ieri la ghisa è passata da 319 euro alla tonnellata a 600.000 euro a tonnellata. Cioè, noi siamo un paese importatore e l'acciaio si vendeva a 300 euro la tonnellata, adesso si vende a 1.000 euro la tonnellata. Ma stiamo scherzando? Cioè, il paese nostro ha bisogno dell'acciaio. Altro che siamo un paese che non abbiamo bisogno dell'acciaio. E quando oggi Cingolani e lo stesso ministro Giorgetti dice che aspettano una sentenza, ma che governo è questo? Ma che ministri sono questi che aspettano la sentenza del Consiglio di Stato? I fatti che sono stati condannati, quello che la sentenza riguarda i fatti dal 2005 al 2012. Poi ci sono state la copertura dei parchi primari, che è costato 320 milioni di euro, senza il minerale dentro, non ci sono più il minerale. Allora, dopo di ciò, la cosa che quindi noi qualcosa chiediamo... è stato fatto, Rocco Palombella, ma qualcosa sicuramente è stato fatto e adesso si sta lo facendo. Stabilimento, lo sapete perché si fa la cassa integrazione? Perché lo stabilimento non può, non è nelle condizioni di poter produrre acciaio, perché l'attesa di dire aspettiamo la sentenza, ovviamente ArcelorMittal non ha fatto gli investimenti necessari, perché in una situazione di incertezza e in una situazione come questa chi continua a fare gli investimenti? Noi abbiamo gli altoforni fermi perché non ci sono stati fatti gli investimenti necessari per questa situazione di indefinitezza che si è creato. Purtroppo siamo in una situazione drammatica dove si aspetta il Consiglio di Stato per poter decidere se l'area primaria sarà fermata. Se sarà fermata l'area primaria, lì sarà una bolgia da un punto di vista ambientale, da un punto di vista occupazionale, da un punto di vista sociale. Un grandissimo capolavoro è stato fatto in questi anni. Cioè, nel senso che si è purtroppo demonizzato l'unica possibilità che noi avevamo, anche con ripercussioni su altri stabilimenti. ArcelorMittal, per acquistare Taranto, ha chiuso la Magona di Piombino e l'ha dato alla Liberty. Adesso Liberty chiude lo stabilimento di Piombino per situazioni finanziarie, quando noi potevamo avere ArcelorMittal che continuava a tenere lo stabilimento di Piombino in marcia. Quindi il fatto che ArcelorMittal si fosse comprato l'Ilva non era quello di chiuderlo. Certo. È stato portato a quella condizione. Adesso però questi sono i fatti. Dopo di ciò che si fa? La cosa che bisogna fare è, se dei ministri aspettano la sentenza, vuol dire che sono in malafede, perché la sentenza del Consiglio di Stato potrebbe, in un'ipotesi anche drammatica, dire si chiude l'aria a caldo e sarebbe il disastro. Però un governo deve pensare, qualora ci fosse questa decisione, chiudere l'aria a caldo, quell'aria a caldo, ma siccome qui si parla di transizione, si parla di forni elettrici, si parla, lasciamo perdere, di idrogeno, ha ragione Calenda ovviamente, si parla di forni elettrici, uno deve iniziare a programmare la transizione, e questa transizione quando si inizia? Cioè, bisogna aspettare che il Consiglio di Stato ti chiuda l'aria a caldo? O noi abbiamo bisogno invece di quell'aria a caldo? Cioè, serve questa, diciamo, serve questa chiarezza da parte del governo e che prenda questa decisione. Non c'è un ministro che aspetta così supinamente la sentenza del Consiglio di Stato. Ma stiamo scherzando? Beh, cioè, il ministro deve decidere, la politica deve decidere cosa vuole fare. Su, lo vuole chiudere, lo deve dire. Su questo non abbiamo sentito neanche il Presidente del Consiglio, per la verità. Ieri non ci però sono stati devono commenti dire, da parte del Taranto. Governo. Chiaro. Allora, andiamo in pubblicità, dire, Rocco Palombella. Siamo in un ritardo incredibile. Vedo già anche Guido Rasi. Eccolo lì. Professore, buongiorno. Pubblicità e veniamo buongiorno. Subito da lei anche.